Alle spalle del gruppo dei Battistrada c'è il Lecce, che ospita il Cosenza al Via del Mare, campo principale della puntata odierna di tutto il calcio minuto per minuto. Partiamo allora da Lecce per Lecce-Cosenza con Daniele Fortuna. Buon pomeriggio dal Via del Mare. Il Lecce vuole tornare alla vittoria dopo 3 pareggi consecutivi a fortificare le proprie ambizioni di promozione, ma tra i problemi Marco Baroni deve annoverare anche un virus intestinale che ha colpito parte della squadra. 6 giocatori, soltanto 2 sono stati recuperati e sono in panchina. Si tratta dell'attaccante spagnolo Rodriguez, del centrocampista danese Hjulmand. Dall'altra parte il Cosenza, sorpresa, bella rivelazione di questo campionato, partito magari un po' in ritardo per via del ripescaggio di una campagna acquisti fatta all'ultimo momento, ma adesso lì nella zona playoff a 14 punti, anche se l'obiettivo della squadra allenata da Marco Zaffaroni naturalmente è la salvezza. Le formazioni: Lecce giocherà con Bleve in porta, Gabriel non è stato ancora recuperato, poi in difesa Calabresi, Lucioni, Meccariello e Gallo, il centrocampo a 3 Maier, Blen e Bjorkengren, davanti Strefezza, Coda e Di Mariano. La coppia d'attacco interessante del Cosenza, i giovanissimi Gori e Caso, poi in porta c'è Vigorito, un ex Tiritiello, Rigione e Pirrello, difesa a 3 Scitum, Carraro, Palmiero, Anderson e Bittante, il centrocampo a 5. L'arbitro è Santoro, è un pomeriggio grigio e ventoso a Lecce, non c'è tanto pubblico alla Via del Mare, ci sono però 700 tifosi del Cosenza che affollano il settore ospiti in Curva Sud. Grazie per l'assistenza tecnica, Giuseppe Alizzi, studio. Ripartiamo da Lecce, Lecce-Cosenza. E lì c'è appena andato vicino alla gol, siamo arrivati al 6° minuto, 0-0, cross dalla destra, è arrivato Coda in precario equilibrio al centro dell'area di rigore, ha colpito di testa, il cross non era perfetto, pallone che ha sorvolato di poco la traversa della porta di Vigorito. Torniamo a Lecce per Lecce Cosenza. 18esimo, 0-0, ma Lecce ancora pericoloso su azione da calcio d'angolo, una sponda sul secondo palo, si è precipitato a mettere il pallone sul fondo il centrocampista del Cosenza, Carraro. Cosenza con problemi perché è dovuto uscire Tiritiello, problemi muscolari presumibilmente per lui, dentro Alessandro Minelli, un altro difensore, e Lecce che sta guadagnando fiducia, sta prendendo campo, ora però deve ripartire da dietro, dal portiere, da Bleve. Poi sulla destra si va da Calabresi, finisce a terra Strefezza, ma si continua a giocare regola del vantaggio. Il Lecce prova a correre sulla sinistra con Di Mariano, lato corto dell'area di rigore, il cross in mezzo, Maier a vuoto, non riesce a toccare il pallone lo sloveno, ma dall'altra parte arriva Coda che si coordina, conclusione, e c'è la respinta di Vigorito sulla conclusione di Coda, si è disteso il portiere del Cosenza, Vigorito, conclusione potente, non troppo angolata, è riuscito a mandare il pallone fuori dalla propria area di rigore il portiere del Cosenza. Formazione estense, Lecce in vantaggio, ti chiedo scusa, Strefezza, conclusione dalla distanza, mezz'ora, Lecce 1 Cosenza 0, Ferrara. Ripartiamo da Lecce. Dove è arrivato il gol del vantaggio logico della squadra di casa, il Lecce, che ora conduce per 1-0 sulla Cosenza. Quando siamo arrivati al 33esimo, è arrivato con il giocatore più intraprendente, più dinamico, Gabriel Strefezza, ex Spalla e Cremonese, il brasiliano, al 4° gol in campionato, è andato per vie centrali, un rasoterra perfido da 20-25 metri, Vigorito si è forse tuffato leggermente in ritardo, comunque conclusione potente, angolata, e 1-0 per il Lecce. Lecce ancora pericoloso grazie a una conclusione di Coda, è stato perfetto in questo caso Vigorito a salvare la porta del Cosenza dal secondo gol. Lecce 1 Cosenza 0, il 40esimo. E ripartiamo da Lecce, Lecce Cosenza. 1-0 per il Lecce con il Cosenza che prova a partire, c'è Caso in attacco, lanciato in contropiede, non è in posizione di fuorigioco, conclusione sballata, termina sul fondo il primo tiro in porta dall'inizio della partita per il Cosenza, che aveva cominciato anche bene come piglio con il giusto slancio, ma poi fino a questo momento è stata maggiore l'intensità, la velocità, la vivacità anche della formazione
formazione di casa, quella allenata da Marco Baroni, che ha segnato il gol dell'1-0 alla mezz'ora con Strefezza, il migliore, lo stesso Strefezza qualche minuto fa, anche imbucato, ha inventato un passaggio filtrante per Di Mariano, leggermente troppo lungo, è uscito Vigorito. 30 secondi prima dell'intervallo, Monza 1, c'è il raddoppio del Lecce, ti chiedo scusa, ha segnato Coda, Lecce 2 Cosenza 0, primo e 2 minuti di recupero, Monza. Poi ripartiamo da Lecce. Il primo tempo è finito, saltano i tifosi sventolando le sciarpe giallorosse, il Lecce in vantaggio per 2-0, meritatamente, ha fatto un gran primo tempo, il gol del raddoppio nel primo minuto di recupero con un'azione che si è sviluppata sulla destra, poi il cross perfetto di Calabresi in mezzo, Coda solo davanti a Vigorito, ha colpito il pallone di testa, non l'ha colpito bene ma era veramente molto vicino, il pallone è finito sul campo prima di entrare in rete, Lecce 2 Cosenza 0, ricordo la successione delle reti alla mezz'ora Strefezza, poi nel primo minuto di recupero Coda al quinto gol in campionato. Ripartiamo da Lecce per Lecce Cosenza. E qui la ripresa è cominciata da 40 secondi, 2-0 per il Lecce sul Cosenza, un primo tempo convincente quello giocato dalla formazione allenata da Marco Baroni che continua ad attaccare, va alla Scusami, fortuna, gol della Spal con Peda, no, anzi sì, il gol c'è stato, però è intervenuto l'arbitro su segnalazione dell'assistente che ha ravvisato un fuorigioco, quindi gol annullato e punteggio invariato 1-1 tra Spal e Perugia. Terza rete dunque con Bjorkengren che ha sfruttato un'esitazione da parte della difesa del Cosenza, è andata a toccare in rete sull'uscita di Vigorito, i giocatori del Cosenza chiedevano probabilmente un intervento falloso da parte del centrocampista svedese, è stata di altra opinione l'arbitro che è Santoro di Messina, adesso circondato proprio dai giocatori del Cosenza, ci sarà certamente un controllo tecnologico, però senza il centro, però ci sono dei problemi, Daniele, sul tuo collegamento, torneremo da te più tardi sperando di risolverli. Lecce Cosenza, Daniele Fortuna. Settimo minuto, 3-0 Cosenza, prima rete in campionato dello svedese Bjorken, 1998, sembra aver chiuso la partita, il Cosenza pare scoraggiato, in realtà la squadra di Zaffaroni non è stata praticamente mai pericolosa dall'inizio della sfida, mentre il Lecce continua ad attaccare. Ripartiamo da Lecce, Lecce Cosenza, Fortuna. Di Mariano e c'è il palo per il Lecce, poteva essere il gol del 4-0, forse è riuscito a intervenire anche Vigorito, il cross sul secondo palo a sinistra di Mariano è andato in tuffo di testa e c'è stato l'intervento probabilmente del portiere con l'aiuto del palo, ma Lecce in pieno controllo di questa sfida quando siamo arrivati alla 13esima, la squadra di casa in vantaggio per 3-0. 20esimo, 3-0 per il Lecce sul Cosenza, squadra di casa in completo controllo della partita, è ancora pericolosa, un palo preso dopo un'azione trascinante di Calabresi, 30 metri palla al piede per il terzino destro di Scuola Roma, poi al limite dell'area di rigore ha scoccato una conclusione ribattuta ma è arrivato ancora lui sul pallone, ha tirato e ha colpito il palo per il 24esimo. Attenzione, Lopez ha accorciato le distanze, il Cosenza con Caso, Lecce 3 Cosenza 1, 22esimo, di nuovo a te. Grazie Daniele Fortuna. Gol che però è stato originato da un'accelerazione di uno dei nuovi entrati, Aldo Florenzi, centrocampista classe 2002, appena 19 anni, giocatore molto interessante, ha preso il pallone e ha sorpreso con il suo scatto, centrocampo e difesa del Lecce, poi è riuscito a servire bene in area di rigore, ha allargato sulla sinistra lì dove c'era solo davanti al portiere del Lecce Caso, che ha segnato facilmente per lui, secondo
secondo gol in campionato. 33esimo, Lecce 3 Cosenza 1, ma una partita più aperta rispetto a prima, malgrado il punteggio a favore del Lecce, che è stato pericoloso negli ultimi minuti per due volte con le conclusioni dalla distanza del nuovo entrato Rodriguez e di Maier. Siamo nel primo dei 4 minuti di recuperi, Lecce è sempre in vantaggio per 3-1 sul Cosenza, Lecce che aveva anche segnato il quarto gol con coda annullato poi su segnalazione del secondo assistente della arbitro per posizione irregolare di fuorigioco dello stesso attaccante su lancio lungo da dietro. Ed è finita anche qui a Monza dopo 5 minuti di recupero, dunque Monza batte Alessandria 1-0. Terni. Forse c'era il finale da Lecce. Dai Lecce. Grazie Brughini, è finita anche a Lecce, il Lecce batte il Cosenza 3-1 ed è dietro alla coppia di testa quella formata da Pisa e Brescia, appena un punto in meno. A te. D'accordo, grazie dunque a Daniele Fortuna.